è l'orizzonte che bisogna guardare, il panorama urbano, diciamolo pure, lo skyline. Molte cose si imparano posando l'occhio proprio lì. Quello di Londra è ben descritto da una frase dello scrittore Walter Besant, di fine 800. Diceva: «Ho camminato qui negli ultimi 30 anni e ogni giorno ho trovato qualcosa di nuovo». Parlava di una città dalle mille anime, fatta di contrasti, di fisionomie differenti a seconda della prospettiva da cui la guardi. Lo skyline del Nord Inghilterra è invece stato ritratto come un monolite grigio, urbano, operaio. In tutti i film inglesi che lo inquadrano c'è sempre un campo lungo sulle terrazze, una panoramica sulle strade piene di buche, e poi le case. Le case sono tutte uguali, sono identiche. Sono sovrastate da una fabbrica che sta da qualche parte, nei paraggi. Un camino che erutta polvere e fumo. Il cielo è pieno di cavi, di fili che si incrociano. La stazione ferroviaria non è mai lontana con i suoi treni. Sono Pierluigi Pardo e questo è Testa a Testa. Per 4 episodi vi porterò in viaggio per l'Italia e per l'Europa, fra le rivalità cittadine più storiche e più clamorose. Testa a Testa è una serie di Cora Media, promossa da Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il nord inglese è stato ripreso così anche quando è cambiato. Quando la deindustrializzazione degli anni 80 ha chiuso le fabbriche, ha chiuso le miniere, ha mutato il panorama. Alla fine del braccio di ferro perso con Margaret Thatcher, 20.000 persone licenziate, i sindacati piegati, la loro lotta paragonata alla guerra delle Falkland. It is intimidation. It is unlawful assembly. Our duty demands and the national interest requires that we see that violence does not pay and is seen not to pay. Yeah. It's grim up north, dicono quelli che viaggiano portandosi i luoghi comuni nella valigia. Perché il nord è cupo, nell'immaginario collettivo è rimasto così, industriale e operaio, mentre invece il sud si muove fra due poli, almeno due, uno rurale e l'altro upper class. Il viaggio a nord è sempre stato raccontato come un passaggio verso un altrove. Il come dipende dal punto di vista. C'è chi lo inquadra come una fuga dal vuoto borghese del West End, come un rifugio nell'autenticità della classe operaia. Chi invece lo vive come una forma di impoverimento. Viene in mente il romanzo Sibyl, Le due nazioni. Un giovane aristocratico, Charles, si innamora di una ragazza del popolo, figlia di un operaio tessile. Nel sentimento c'è tutta la distanza che esiste tra i privilegi dell'aristocrazia e certe condizioni nettamente più difficili. Il romanzo, e non è un dettaglio, l'ha scritto nel 1845 Benjamin Disraeli, il primo ministro, nonché confidente della regina Vittoria. In The Road to Wigan Pier, George Orwell aveva definito questo culto industriale in termini di macismo, un tale macismo da segnare gli stessi paesaggi. Il sud esibisce colline e valli sinuose, femminili. Il nord è ricoperto di camini fallici e di fornaci, a sottolineare un'onnipotenza virile. I disoccupati di Full Monty, quelli che si guadagnano da vivere con lo spogliarello, in fondo, vivono a un'ora sola di treno da Manchester e vinsero l'Oscar per la migliore colonna sonora. And Dudley for the Full Monty. The boy, no? La Brexit ha dilatato differenze e diffidenze. A parte gli studenti universitari, il flusso dell'immigrazione tradizionale a nord si è spezzato. I settentrionali hanno maturato una sfiducia e un risentimento verso il sud. Le hanno riversate nel voto del 2016. Un sentimento di abbandono e di disperazione. Un istinto rancoroso verso Londra, dove viceversa hanno votato per restare in Europa e dove molti vivono ancora nell'idea di Manchester come di un posto molto lontano. Sanno che è da qualche parte, lì, al nord. Ma non ci vanno mai. Tonight we are leaving the European Union. For many people this is an astonishing moment of hope. A moment they thought would never come. And there are many, of course, who feel a sense of anxiety and loss. The most important thing to say tonight is that this is not an end, but a beginning. È l'orizzonte che bisogna guardare. È il panorama urbano. Quello di Manchester negli ultimi anni è stato segnato dalle gru. Lavori ovunque. Una ristrutturazione totale. Please mind the gap between the train and the platform.
I mezzi di trasporto oggi collegano la città a 200 destinazioni, con 27 milioni di viaggiatori all'anno. Una popolazione giovane con 100.000 studenti, 1.500 imprese private, i prezzi degli immobili residenziali inferiori del 40% rispetto a Londra. In uno dei nuovi edifici si è trasferito il popolare programma della BBC, Morning Live, come parte del piano di delocalizzazione da Londra. Il piano di rigenerazione urbana di Manchester ha il suo cuore nella riqualificazione di St. Michael's, la ex stazione di polizia di Bootle Street, con due torri, un hotel, appartamenti, uffici, un ristorante panoramico e una piazza. È finanziato in parte da un personaggio che la città conosce bene, una stella del calcio. Si chiama Gary Neville. Ha giocato circa 600 partite con la maglia rossa dello United. Ha vinto 12 campionati e due volte la Champions League, nel 1999 e nel 2008, anche se in questa seconda finale è rimasto fuori per infortunio. Si giocava a Mosca e gli avversari erano i londinesi del Chelsea, una partita rimasta famosa per un rigore sbagliato da John Terry. Prese la rincorsa e scivolò sul dischetto. È dagli anni 90 che nel calcio Manchester diventa antagonista. Di più, sorpassa Londra. Succede in coincidenza della nascita della Premier League, nell'anno 1992. Il campionato diventerà il più ricco e il più visto al mondo. Fino a quel momento aveva vinto 9 volte soltanto. Nel giro di 30 anni saranno 28. La mappa geografica dei club della capitale è piena di puntini assai diversi fra loro. C'è l'Arsenal tutto fish and chic, la squadra che assorbe il tifo dei cosiddetti champagne socialists, come a Londra chiamano i nostri radical. David Miliband, ad esempio, ex ministro degli esteri laburista. Oppure l'attore premio Oscar Colin Firth, cantanti come Mick Jagger e Roger Daltrey. Più un pezzo della Hollywood progressista, da Spike Lee a Michael Moore, da Matt Damon a Kevin Costner. E poi ovviamente lo scrittore Nick Corby, che ha raccontato al mondo l'Arsenal in una chiave molto personale, nel libro Febbre 90. Il Chelsea invece è la squadra dei banchieri e dei nuovi ricchi, dopo essere stata quella degli oligarchi. Il Tottenham ha un'immagine da club multietnico e multireligioso. Il Millwall è legato all'ambiente portuale. Il Fulham ha avuto in passato tra i proprietari Mohamed Al-Fayed, il signore dei grandi magazzini Harrods, padre del Dodi che morì nell'incidente con la Lidiana. Il Crystal Palace nacque come dopolavoro. Ha una squadra anche il quartiere di Wimbledon, dove si gioca il torneo più famoso di tennis. Gli anni 60 vissero la sfida nord-sud in chiave musicale con i Beatles e i Rolling Stones. Gli scarafaggi lassù a Liverpool, le pietre rotolanti nel basso Kent. Tutte e due i gruppi andarono oltre la loro provenienza. Si presero l'America, diventarono icone globali. Hanno riscritto insieme la grammatica dei sex symbol. Gli anni 90 in musica sono stati Blur vs Oasis. I primi erano amici d'infanzia e compagni di college al Goldsmiths di Londra. Gli altri erano semplicemente fratelli Gallagher, molto litigiosi, a Manchester. Una rivalità esplosa in mezzo al tripudio del Britpop, mentre Elton John diventava proprietario del Watford, a mezz'ora di treno, a nord di Londra. E così ci siamo, di nuovo. I fighetti eleganti contro la working class. Ricchi e poveri, nord e sud. Musica e calcio nel Regno Unito hanno sempre avuto un legame stretto. George Best è stato celebrato su moltissime copertine di singoli e album. Gli House Martins titolarono probabilmente il loro disco migliore, London Neil, Hull 4, 0-4 insomma. Alla metà degli anni 90 il suicidio di Kurt Cobain chiudeva l'età del grunge. La scena musicale britannica si amplificava con i club di Manchester, i video su MTV, l'ascesa insieme ai Gallagher del Manchester City. E infatti, sulla copertina del loro album d'esordio, compare la foto di Rodney Marsh, icona della squadra degli anni 70. I tifosi allo stadio cantano Roll With It, e negli spogliatoi si ascolta Wonderwall. In un'intervista avvenuta mentre era ai fornelli, lo chef Giorgio Locatelli ha detto che per gli inglesi il cibo è una nuova forma di rock and roll. Una rivelazione recente che hanno scoperto grazie a un altro chef, l'inglesissimo Jamie Oliver, che ha insegnato loro che si può anche mangiare bene. Chiunque abbia fatto un Erasmus a Londra, eccomi, sarà pronto a dare testimonianza della fama terribile dei tipici cibi inglesi. Alcuni suggeriscono che questa calunnia abbia avuto origine durante la Seconda Guerra Mondiale, quando nel Regno Unito era difficile trovare dei piatti particolarmente vari.
Il cliché e la cattiva reputazione sono rimasti tra noi, nonostante si tratti chiaramente di una leggenda, perché l'Inghilterra attuale è il paese di molti tra i migliori ristoranti al mondo, con chef di fama internazionale. Il roast dinner è diventato il piatto delle cerimonie. È un arrosto di carne, di solito manzo, con patate arrosto, verdure, anche carote, broccoli, piselli, sugo di carne e naturalmente uno Yorkshire pudding. Il tipico pasto delle riunioni di famiglia per il pranzo della domenica, oppure per altre circostanze speciali. Gli inglesi dicono che il roast dinner ha soprattutto un pregio. Spinge verso la pennica sul divano subito dopo pranzo e consente di evitare discussioni che potrebbero nascere in famiglia. L'amore per le spezie, con la piccantissima senape ovviamente in pole position, si riversa sul curry. Gli immigrati asiatici hanno contribuito a far radicare nuove abitudini alimentari. Il curry più popolare è attualmente il Jalfrezi, carne o pesce marinati, pomodori, peperoncino verde piccante. Rispetto a Londra, Manchester si è data a contaminazioni più europee, specialmente francesi e italiane. Il piatto più rappresentativo della città è certamente il Manchester Egg, un uovo in salamoia coperto da carne di salsiccia, impanato e fritto. Un altro classico della gastronomia cittadina è la pie, farcita con carne e verdure e con un tocco di formaggio. Come dessert, poi, c'è la Manchester Tart, pasta frolla, marmellata di lamponi, crema pasticcera. Good evening, Mr. Bond. Good evening, Your Majesty. Calcio, architettura, cucina. Quante ha dovuto inventarne Manchester per smontare la vecchia cartolina industriale e rivaleggiare con Londra? Il suo rilancio è passato dall'organizzazione dei giochi del Commonwealth nel 2022, proprio come era accaduto 10 anni prima con i giochi olimpici di Londra. In quella circostanza, nella cerimonia d'apertura, venne arruolata addirittura la regina, accanto a Daniel Craig, l'ultimo James Bond. Fu uno show davvero indimenticabile. Una controfigura di Elisabetta si lanciò in paracadute dall'elicottero, fin dentro lo stadio. Non si era mai visto prima nulla di simile. E Londra ne fu molto orgogliosa, perché era il trionfo del suo umorismo. Solo che quell'idea era di Danny Boyle, il regista di Trainspotting, uno di Manchester. Testa a testa è una serie di Cora Media promossa da Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, scritta da Angelo Carotenuto. Le registrazioni in studio sono a cura di Emanuele Moscatelli. La post-produzione e il sound design sono di Mattia Licciotti. La senior producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Sara Pomeroy.